Il progetto che abbiamo scelto per il nostro percorso è la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Gnam di Roma, che si prefigge di riqualificare alcune aree esterne della galleria attraverso il recupero del progetto Ex Cosenza, ovvero un piano di sviluppo architettonico e funzionale degli spazi, avviato negli anni 60 e poi successivamente abbandonato. Ci siamo indirizzati verso questo tipo di progetto sia per la vicinanza territoriale, che ci avrebbe appunto permesso di visionare personalmente l'area del progetto, che per l'attinenza con il nostro corso di studi. Noi siamo infatti una classe di indirizzo design dell'arredo nel liceo artistico e ci interessava molto conoscere le scelte e le soluzioni individuate dai grandi architetti per spazi così importanti. Dopo aver scelto il progetto, ci siamo accorti che era in forte ritardo sia in termini di tempo che di spesa. La conclusione del progetto era prevista per il luglio 2019, mentre recentemente è stata posticipata per il 2025. Dei 14 milioni di finanziamento richiesto, ne sono stati utilizzati solo l'1,5 milioni. Abbiamo cominciato poi a cercare fonti e dati per provare a capire meglio e abbiamo anche cercato di intervistare alcuni rappresentanti della Gnam, che non sono stati però molto collaborativi. Proprio a causa di questa difficoltà non siamo riusciti a trovare tutte le informazioni che ci aspettavamo, ma comunque siamo riusciti a ricavare qualcosa. Infine abbiamo creato un questionario per i docenti e gli alunni del nostro liceo, ottenendo 258 risposte da 46 docenti e 212 studenti. L'obiettivo del questionario era soprattutto capire quanti alunni e docenti conoscevano la Gnam e l'avevano visitata. Ci interessava capire in che modo l'emergenza Covid avesse influito sulle abitudini culturali di noi giovani. Dal sondaggio è risultato che solo il 42% di chi ha risposto ha visitato la galleria e questo ci ha convinto che forse ci sarebbe bisogno di una maggiore apertura e coinvolgimento da parte di noi giovani. Proprio per questo motivo ci piacerebbe proporre un percorso di ampio respiro che si proponga a monitorare annualmente l'avanzamento dei lavori, proponendo attività per pubblicizzare la divulgazione. La strepitosa e magnifica e meritevole galleria d'arte, moderna e contemporanea. Confidiamo in una maggiore partecipazione da parte dei rappresentanti della galleria.